Hello, hi everyone. Ciao, ciao a tutti. Aspettiamo un attimo che arrivi qualcuno. Tra pochissimo partiamo e dipingiamo un bellissimo paesaggio autunnale. Ciao, benvenuti. Eccoci qua, state arrivando. Sto cercando di riuscire a recuperare la chat di YouTube che in questo momento non si vede. Aspettiamo ancora qualche minuto, anzi, direi che un minutino e poi partiamo. Intanto vi chiedo se vedete, lo vedete bene il disegno. Sono le 21:03, direi che in ogni caso partiamo. Allora, intanto buonasera, benvenuti a tutti. Io non riesco a vedere stasera la chat, cercherò di sistemarla in un qualche modo. Intanto vi racconto che cosa andremo a fare stasera.
So welcome everyone, and welcome back to my channel. Tonight we're going to paint an autumn landscape, and I hope everything will go plainly smoothly. Anyway, you know, we are painting live, so we take everything we get. Allora, stasera, come dicevo, dipingeremo questo paesaggio autunnale che è molto semplice, sperando insomma che tutto vada bene. La cosa fondamentale è focalizzarsi, diciamo, sul fatto non tanto di andare a dipingere ogni singola foglia, ma quello di rendere l'atmosfera di questa bellissima luce che abbiamo qui in quest'angolo e che poi, diciamo, ci aiuta a dare questo senso di profondità verso la fine del sentiero, andando a creare anche una zona di ombra qui davanti e poi proiettando le ombre degli alberi. The main thing that I want you to think about when you're tackling this subject, which is very, very simple, it's to preserve the light that we have here in the corner. And we are not going to paint every single leaf. We are not going to paint every branch. What we are going to paint the idea. You know, I have a very loose style. So the main important thing is to preserve the light here. And then we must be very aware of the shadows that we have in the foreground. And because these shadows that the trees are casting will help us to provide this sense of recession and to increase the perspective, which is something that we really want to obtain. Allora, la foto di riferimento ce l'avremo in alto. Io adesso vi sposto una, spero che allora abbiate modo, insomma, intanto che chiacchiero, di fare il disegno. E se non l'avete già fatto, spero si veda. Io ho cercato di calcare un po'. So if you haven't got the drawing already and you are trying to draw everything just right now, don't worry, I will leave it for you some more, a few minutes. And I try to use a very heavy pencil just to in order to allow you to see what I'm doing. And if not, I will put here also the original one so that you can see a little bit better the branches and the trees where they are exactly located. Allora, il disegno ho cercato di calcarlo un attimo, se non riuscite a vedere, in ogni caso avete vi lascio anche il disegno originale in modo tale da darvi un'idea, insomma, di come posizionare gli alberi. Poi è chiaro che la cosa più importante, appunto, è dare l'idea di questo viale e di mettere gli alberi ovviamente in fila tra di loro, saranno più lontani e più chiari quelli più verso il fondo e invece più scuri quelli che abbiamo più vicino. E nel mentre che completate il disegno, andiamo anche magari a vedere quali sono i colori che andremo ad utilizzare. Allora, adesso facciamo un'altra cosa. Ecco, vi lascio il disegno, la fotografia del mio acquerello in alto e poi mi sposto in modo tale da farvi vedere i colori che andremo a miscelare qua. Allora, abbiamo detto un giallo, io uso dell'aureolina. Allora, stasera uso i tubetti, uso i colori in tubo perché preferisco, insomma, anche un po' per cambiare, ma per questo tipo di acquerello mi piacciono molto. Sono i soliti acquerelli Renaissance Polska. Io uso dell'aureolina, ma voi potete usare un giallo chiaro che avete. So, for this watercolor, while you're finishing the drawing, and you have the reference photo just right here in the top left corner. I will show you the colors that I'm using. I'm using my tubes. They are from Renaissance Polska, and I'm going to use aureoline, but you can use a yellow that you have, a light yellow. If you like, you can use also
Indian Yellow o Gumbo Jew, potete usare anche del gomma gutta se volete, che però è un po' del giallo indiano, che però è un pochino più scuro. Io lo metto qua da parte. Di sicuro andrò ad utilizzare la terra di siena bruciata. Of course, I will have a bit of burnt sienna, which is very warm, which is a very warm color, very autumn color. Abbiamo la terra di siena bruciata che dice un colore molto autunnale. Poi io ce l'ho in fondo da quest'altra parte nella mia palette. Ho la terra di siena naturale. We have also raw sienna, which I really like because it's more transparent. It's very transparent. È un colore che mi piace molto perché è trasparente, quindi in questo caso si vede molto bene. And then I'm going to use a bit of quinacridone red. Userò anche del quinacridone rosso, ne basta davvero una puntina. Se non avete quinacridone rosso va bene, o qualsiasi carminio rosso di alizarina, una lacca di garanza rosa. So if you don't have quin red, you can use alizarin crimson, you can use a rose madder, any color similar to this kind of red you like. Then I have also a bit of red ochre, la metto, un pochino di ocra rossa, anche se non so se la userò, ma potrebbe starci bene in questa palette autunnale. I'm going to use also a bit of red ochre, even if I'm not going to use maybe. I don't know, anyway, I like it as a color, it's very warm, a very autumn-like color. Then we have sap green. Sap green is optional, you know, you can have green just by mixing aureoline and cobalt blue, for example, with a hint of rose sienna or burnt sienna. But I really like also this sharp green, so I will have and I will use it. Per quanto riguarda il verde vescica, potete fare dei bellissimi verdi anche semplicemente mescolando del blu cobalto con dell'aureolina, e poi aggiungerò della terra di siena naturale, della terra di siena bruciata. A me piace molto questo verde vescica, per cui lo metto. Sicuramente mi ci vuole un po' di verde smeraldo, o in questo caso phthalo green. Emerald green is something that instead I really want to have in my palette because I will use it for the dark greens and I like it. Metteremo sicuramente, appunto, per i verdi un po' più scuri, il verde smeraldo. Mettiamo del blu cobalto, tenetevi pronti anche magari con del blu oltremare, io ce l'ho già in palette, qui non si vede, potrebbe servirci per fare i marroni più scuri, oppure potete usare del Bruno Van Dyck se lo avete, io ne ho un pochino qua, adesso poi vediamo. So I'm adding also cobalt blue, keep it handy also French ultramarine or ultramarine blue because we may need it to get the very rich dark brown. Otherwise, you can use Van Dyck brown. So these are all the colors that we are going to use and we are going to mix them. Andremo anche a mescolarli. Userò un pennello tondo. I'm going to use a round brush. I'm going to use a six. But you can use everything I mean, something that you have and you like in your palette. So here we have aureoline. I will really use also a bit of cobalt blue. Mettiamo il co blu cobalto con un pochino di terra di siena e una puntina di rosso. Use green red, burnt sienna, cobalt blue, and a hint of burnt sienna. You can use also red ochre to get this kind of purple, brownish, greenish color, aubergine color. Diamo questo color, scusate, questo color melanzana, lo mescoliamo con del blu cobalto, un pochino di terra di siena bruciata e un po' una puntina di rosso. Potete anche mescolare il blu cobalto con dell'ocra rossa e abbiamo questo colore grigio melanzana, appunto il colore tipico. Poi prendiamo della terra di siena naturale. Then we have rose siena. Poi mettiamo
mettiamo, della terra di Siena bruciata. Then we have burnt Siena. Let's try a bit of red ochre, ma mescoliamoci anche un po' di ocra rossa, così diventa un colore un po' più arancione. Poi sicuramente abbiamo il nostro rosso. This is my red. Then we go for the greens. Adesso mescoliamo i verdi. Ok. Allora, qui abbiamo messo, scusate, l'ocra rossa e la terra di Siena bruciata. So we have burnt sienna and red ochre or burnt sienna. Then we have qui red. Then I'm going to use sap green. Which is okay. Now for the dark green. Adesso facciamo un verde più scuro, quindi mettiamo verde smeraldo. Un pochino di blu oltremare. We have emerald viridian, ultramarine blue or French ultramarine as you like it, and burnt sienna. Ed è la terra di Siena bruciata. Ok, and then we want also medium orange. Facciamo anche un arancione appena appena accennato, quindi ci mettiamo dell'aureolina e un pizzichino di terra di Siena bruciata. So this is aureolin. So my palette is dirty, so let's mix it here. Scusate, ma c'è la paletta che è un po' sporca, per cui lo rimescoliamo da questa parte. Mettiamo dell'aureolina. So here you can see that. Aureolin. And a bit of burnt sienna. E un pochino di terra di Siena bruciata, abbiamo questo giallo molto bello, molto carico. So if you have the colors and we are alright, we can start. Allora, vediamo un po' chi c'è. Ah, allora c'è Daniela. Allora c'è, ci siete tutti, c'è anche, eccola lì, oddio, devi ancora arrivare a casa per strada, ma grazie mille per seguirmi anche dalla macchina. Allora, c'è anche Francesca, direi che se ci siete, so if you are ready, ci sono domande, siete riusciti a seguire fin qua? Tutto a posto? Spero di sì. Allora, se è tutto a posto, io direi che incominciamo a bagnare il nostro foglio. Ok, so if everything is all right and we are ready to go, we start to wash, I mean to wet the paper. Here we go. Let's use the sponge. Userò la spugna. E andiamo a bagnare il nostro foglio. Lo andiamo a bagnare dappertutto perché il primo fondo, diciamo, la parte la diamo. Facciamo una bagnata leggera. We are wetting but not that much. I'm going to wet all of my paper because the first layer, the underpaint, I want to give the main ideas here and there, but everywhere. Allora, vediamo di bagnarlo tutto, non eccessivamente, però cerchiamo di completare la prima velatura tutta in una volta, insomma, in modo tale da poi riuscire a lavorare dopo. Come dicevo prima,
La cosa importante è andare a mantenere l'area di luce in questa zona e anche qua, come vedete, qui abbiamo il bianco della carta e anche qui, perché è quello che poi fa risaltare il nostro acquerello. So, the main focus, and I will tell you that once again, is to preserve the white of the paper here and also here, because these white areas will really make it pop and bring it forward. I mean, it will give you the boost that you're going looking for when it comes to a painting like this, which is all about the atmosphere and not about the details. Allora, siccome è un acquerello tutto incentrato sull'atmosfera, non sul dettaglio, è importante, cercheremo di mantenere queste aree. Quindi, anche se la prima parte, diciamo, la prima stesura sarà chiara, non ci importa perché possiamo sempre scurire nelle velature successive. A questo punto la smettiamo di perderci in chiacchiere e andiamo, partiamo. Allora, partiamo con della terra di siena naturale e la stendiamo tutta qui intorno alla zona dove poi ci sarà in realtà la luce. I'm using raw sienna and I'm going to spread it very, very lightly around the area in which you see that there will be light. You can also dab with a tissue. Possiamo anche appunto passare un po' il nostro tovagliolo se vediamo che ci sono delle zone che sono in cui diciamo va il colore dove non vogliamo. Then we go on with some light yellow. Andiamo avanti con il nostro giallo, anche un po' qua. Then we have some orange here. Vediamo un po' di arancione. Yeah. Then we have yellow again. You can put in also a bit of red if you like it. A bit of the orange that we used before using mixing burnt sienna and red ochre. Cerchiamo di mettere insomma i colori un po' come ci piacciono. Abbiamo messo il nostro arancione fatto prima con la terra di siena e dell'ocra rossa oppure con l'aureolina qua cerchiamo di tenere sfumato also in this part anche qua we tend to leave it very bright il fondo va lasciato molto molto chiaro usiamo sempre in questo caso I'm putting in a bit of raw sienna metto della terra di siena naturale anche qua. E poi riparto con l'arancione. Then we go in. Allora, adesso mi sposto. Ok. We have the orange color di terracotta. Non proprio come se fosse un colore terracotta questo. Un colore un po' così. Ci mettiamo una puntina di rosso. Un po' insomma come ve lo suggerisce la fantasia. Qua ci mettiamo i verdi. Let's start to put in some greens. Ok. You see that the paper is already drying. Vedete il foglio si sta già asciugando. Must be very quick. Devo essere un po' più veloce nella stesura. Qua ci rimettiamo un pochino di giallo. So be faithful, abbiate fede
alla fine ne uscirà una cosa decente, anche se adesso sembra un po' uno scarabocchio. Be faithful, trust me, in the end everything will be put together. Even if just right now it looks like a bit of, different splashes of color with no meaning at all, and no sense. So we are going to leave some white here. Lasciamo un'area bianca qua. Some yellow here. Siamo del giallo. Cerchiamo di dare questo senso di diciamo di pendio al sentiero anche con le pennellate. So, let's try to give also with the use of the stroke of the brushes, we are trying to give a bit more of the sense of the slope of this alley. Okay, let's put a bit here. Let's put in also some brown. Se volete ci possiamo mettere anche un po' di marrone, insomma. Ok. If you see that there are some areas which are too light, go over with a little bit of color while it's still wet. Allora, se vedete che ci sono delle zone che stanno venendo troppo chiare, possiamo andarci su con un altro pochino di colore, intanto che non lo vediamo. Adesso io qua cerco di andare a togliere la linea di demarcazione netta, tamponando con il mio fazzolettino. So you can dab with a tissue the areas where you see that you have harsh lines which are forming because we don't want to have them. Okay. And now, before going on, the last thing that I'm going to do is to create a sort of the ray of lights. Allora, cercherò di togliere un pochino la luce come se ci fossero dei raggi che filtrano nel bosco. Ok, we are trying to create this sort of ray of light. Anche se in realtà non è la nostra come dire, obiettivo principale è il fatto di lasciare questi raggi di luce. Lo facciamo anche se poi ci andremo sopra, ma è giusto per avere un punto in più di luminosità. So even if it's not my main goal to have this ray of light and to give the idea of this ray, I'm going to do that just to give a little bit more emphasis to the light that it's coming through the branches. Okay, now at this stage what we can do here is to add a bit of that aubergine color. Possiamo aggiungere un pochino di quel color melanzana che avevamo fatto all'inizio qua verso il fondo del nostro bosco.
can also be here, lo possiamo mettere un po' anche qua perché dà comunque un po' di profondità e aiuta a scurire un po' i toni. And also here, always with that aubergine color, which is very interesting. And it's really beautiful how it mixes with the rest. Poi si mischia molto bene con il resto dell'acquerello. Possiamo mettere anche da questa parte. Quindi dovreste avere alla fine sul vostro foglio una cosa così, che sembra tutta una serie di macchie in colori, ma in realtà è quello che poi ci darà la dimensione del foglio. E allora, scusate, adesso sono ritornata alla chat. Allora, ciao, grazie, ben arrivata. E allora, il foglio, dunque, se non hai preparato niente, non ti preoccupare, tanto adesso, intanto che asciuga, facciamo un breve riassunto di che cosa abbiamo fatto. Allora, il foglio è un A4, è un foglio di carta magnani, adesso te lo dico anche, aspetta, è un foglio di carta cotone, le dimensioni, oh, c'è lo scotch, vediamo se riesco a fartelo vedere. Allora, le dimensioni sono 21 x 29,7, quindi è un A4, è un foglio 100% cotone, 300 grammi al metro quadro, grana fine pressato a freddo. È senza acidi, pH neutro, è un normalissimo foglio a grana fine. E, non è niente di trascendentale, nel senso che non è un tipo di carta. Scusate, che sto cercando di rimetterlo dritto perché se vedo la chat non riesco a vedere come posiziono il foglio. E è un normalissimo foglio, diciamo, di carta per acquerello. Guardate, questo è stato realizzato su un blocco di carta sempre cotone, questa è di una cartiera di Fabriano e si chiama Viceversa. E, allora, rispetto alla carta, diciamo, Arche o rispetto a Sanders Waterford, hanno una collatura sia questo di Viceversa Fabriano che Magnani, che è un po' diversa. So they asked me what kind of paper I'm using. It's a cold press paper, 300 GSM, and it's pure cotton, acid free. It is made by Magnani, which is an Italian brand. And the first sketch that I did, it's always on cotton paper with the same characteristics as always cold press, always 300 grams. And it is made by another brand in an Italian one, which is called Vice Versa in Fabriano. And they are a bit different if compared to Arche or Saunders Waterford, because let's say the superficial part, it's treated in a different way, or at least the behavior of water and color on the surface is a bit different. Allora, il comportamento della carta, del colore, soprattutto su questo tipo di carta, è un po' diverso rispetto magari ad una Arche o una Sanders Waterford, ma in realtà diciamo che per questo tipo di acquerello, che è molto veloce, insomma, va bene anche un tipo di carta come questo. Utilizzate appunto una carta che avete in casa. Non vi so dire per carte, diciamo, a base di cellulosa, perché non le utilizzo, per cui se avete delle carte miste non vi so dire del comportamento. E dice Little Form. Allora, avevo provato una carta Magnani. Allora, la carta Magnani. Questo è il mio, penso, 20° acquerello su carta Magnani, forse di più. Insomma, è una carta per esperti, secondo me, perché
Bisogna saperla maneggiare, sia per un discorso di tempismo sul colore, anche io ho avuto difficoltà all'inizio di utilizzarla, sia come vi dicevo, il discorso della tenuta del colore, perché il colore si assorbe diversamente sulla superficie, per cui è necessario utilizzare dei colori molto concentrati e una quantità di acqua che non sia eccessiva. Infatti, non so se avete notato all'inizio, io ho bagnato il foglio e poi, tra virgolette, ho perso del tempo perché ho aspettato che, diciamo, l'acqua si assorbisse un attimo, pur non avendo bagnato tanto, e poi mi sono trovata, diciamo, un po' in difficoltà, nel senso che ho dovuto ribagnare il foglio. Ma se l'avessi bagnato tutto in maniera uniforme come faccio di solito, poi mi sarei trovata un po' in difficoltà perché il colore si schiarisce molto. E questo proprio per un discorso di collatura superficiale. Sì, adesso sto leggendo. So che sei Francesca e dai, ti chiamerò Francesca invece di leggerti col nickname, se non ti dispiace. Dicevo, il colore si assorbe in maniera diversa, per cui è necessario utilizzare un colore che sia altamente concentrato. They asked me about Magnani paper, and I said that it's a good paper, but I had some difficulties at the beginning when I started to use it. Now I think that I've painted something like, I don't know, 20 watercolors on this kind of paper, and it's really at the very beginning I had some difficulties because the way that it absorbs the color is pretty different from ash or Sandus water, so I had to use very concentrated pigment, not that much of water, because I wanted to keep the color bright, as I you know that I paint with very bright colors. And the other thing that I had to do was to learn once again the correct degree of wetness of the paper. So at the very beginning, I don't know if you noticed that, but I wet it with a sponge, and then I had to abide a little time because I was waiting for the paper to soak, and when it was at the right point, I started to go in with the colors. I had some troubles because I had to. I told you that the paper was drying and I had to put in some water again. But at least I managed to, let's say, I managed how to fill the paper with the color with the right dilution, so that it wouldn't spread all over the paper like mad, and the color was at least saturated, as saturated as I wanted. Quindi questo, insomma, ve l'ho detto per cercare di mantenere anche quel grado di saturazione che volevo prima. Allora qua si sta un po' asciugando, quindi a questo punto io chiamerei il mio solito aiutante. Voi lo sapete che io ho mio figlio che mi aiuta, e voi a casa aspettate, è quasi asciutto, quasi, però preferisco per la diretta. Voi non lo vedete, non so se si riesce a vedere, se è leggermente ondulata la carta. The paper is still a bit wet and it's crackling, so I will dry it with the hair dryer. When you do this at home, please don't use the hair dryer, but just wait for it to dry naturally. So as we are in a live and we want to speed things up, I'm going to use the hair dryer. Allora adesso lo asciughiamo un attimo per esigenza appunto della diretta, se no stiamo qua fino a domattina, e non appena torna piatto andiamo avanti con la fase che è poi quella, diciamo, fondamentale del nostro acquerello. Ovviamente qua possiamo ancora correggere un pochino se c'è qualcosa che non ci piace. Come vi dicevo, non preoccupatevi se non viene proprio un capolavoro, perché all'inizio abbiamo proprio solo delle macchie così di colore sparso. Ok? Allora, adesso voi mi sentirete chiamare il mio aiutante. Grazie.
Allora, se nel mentre ci sono delle domande, se avete delle domande fin qua, sui colori tutto chiaro. Allora, beh, grazie che è arrivata dopo. Allora, per i colori, adesso aspetta che te li faccio vedere, così facciamo anche un riassunto dei colori che ho utilizzato. Allora, come possiamo mettere la paletta? Così. Così ci sta tutto. Allora, qui ho utilizzato la mia solita miscela, quella che io amo molto, che è fatta con del blu cobalto, e poi ci aggiungo dell'ocra rossa, se ho l'ocra rossa di Renaissance, oppure ci metto della terra di Siena bruciata e un pochino, una punta di carminio, quinacridone rosso di alizzarina, oppure una lacca di garanza rosa. Sto usando stasera i miei tubi di Renaissance. Perché sono altamente pigmentati, mi piacciono un sacco, lo sapete da quando li ho scoperti, per me sono cambiato il mondo degli acquerelli. Poi però, insomma, l'idea è, vi do più colori così usate quello che volete. Qui ho il mio giallo Aurolina. L'Aurolina a me piace perché è un colore trasparente rispetto ai gialli classici, è più brillante, però potete usare un giallo di cadmio chiaro, potete usare anche volendo un gomma a gutta. Un giallo indiano che però è un po' più scuro, potete usare qualunque colore vi aggradi, insomma, che possa essere un po' più scuro. I'm doing a quick recap because someone joined in lately, and okay. And I'm just explaining the colors that I've been using so far. Poi abbiamo le due terre di Siena, terra di Siena naturale, e qui abbiamo una terra di Siena bruciata mescolata con un pochino di ocra rossa perché mi piaceva di più come arancione, ma va bene anche una terra di Siena naturale, bruciata normale, Sovro Siena, and Burnt Siena or Burnt Siena and Red Ochre mixed together. Poi ho un verde vescica, sap green. Quinacridone red, un quinacridone rosso che potete sostituire come vi ho detto prima. Poi qua purtroppo c'è un giallo che era sporco con di verde la paletta per cui si è mescolata, ma poi lo useremo questo verde dorato. Qui abbiamo un verde scuro, this is a very dark green, which is a mixture from Viridian, Burnt Sienna and Ultramarine Blue. Questo verde, il solito verde scuro, fatto con un po' di verde smeraldo della terra di Siena bruciata e del blu oltremare. E poi abbiamo un arancione, we have also very light orange. Questo arancione è fatto con dell'aurolina e una punta di terra di Siena bruciata, oppure potete farlo con dell'aurolina e una punta di rosso. Possiamo mettere una punta di rosso o you can use a yellow color aurolin, for example, with a slight hint of burnt sienna or cream red. Ok, direi che il nostro dipinto è tornato piatto. A questo punto cercherei di posizionarlo bene in modo tale che voi lo vediate. Anzi, adesso ci spostiamo un attimo, poi spero di ricordarmi di spostare il foglio perché a volte sono così concentrata a dipingere che non me ne rendo conto. E, cerchiamo di andare via lisci. Ok, allora, tanto vedo di qua. Siamo a posto, ci sono delle tutto a posto, ci sono delle domande, no, domande non ne vedo. Ok, partiamo. So now we'll tackle this area first and we will try to paint these trees and the masses of leaves. Allora, cercheremo di dipingere il fogliame partendo da quest'area che è l'area più chiara. Allora, per dare questo effetto qui bisogna ovviamente utilizzare dei colori chiarissimi perché sono le aree più colpite dalla luce. So, as we want to have this effect, we are going to use very, very light colors because these are the parts hidden by light and they are the lighter values in all of the in all the paintings. Allora, sono i toni sicuramente più chiari. Partiamo con un giallo chiarissimo.
Allora, io sto usando un pennello, questi sono dunque Borciani Bonazzi, io sto usando un 8, ma potrei anche andare su una misura più piccola per fare le foglie. Diciamo che partiamo anche con il 2. Allora, teniamo così, tengo fuori un 2, ma voi potete usare anche un 4, dipende da quanto è grosso il vostro foglio. E andiamo a mettere le prime foglie. Now we are going to paint the first leaves, which are very, very light. Hope you can see everything. Now for the colors, follow me, but not too, I mean. It's your painting, you can use whatever you like, the colors that you like. Allora, io adesso metterò un po' di gialli, un po' di arancioni, è una traccia, poi è il vostro acquerello per cui fate i colori che vi piacciono, cioè mettete quello che vi sembra che ci stia più o meglio, insomma, più o meno bene. Adesso vado a mischiare la terra di Siena bruciata con il quinacridone rosso e ottengo questo colore molto carico. Now I'm mixing cream red with burnt sienna and I get a very it's a not a maroon but a very very strong orange, let's say. It's not red. Now we are painting wet on dry. Questa parte, vedete, è bagnato su asciutto. Non siate, diciamo, non abbiate paura di essere poco precisi o è un bosco, ci sono le foglie, non c'è un pattern, non c'è una cosa ben precisa, dobbiamo semplicemente dare l'idea di queste foglie nel bosco e di questa luce che filtra in mezzo ai rami. So we don't want to be too precise because there are millions of leaves in this wood and we are just concentrating on the idea of light filtering through, passing through the branches and that is our main goal. All the rest, I mean, it's just a suggestion, as I told you before. And we go on in this way. Adesso voi non vedete, sto mescolando. I'm doing another kind of orange and I'm mixing Oralin with Queen Red. So I want a very deep yellow underneath. Voglio insomma questo colore un po' più accentuato qua sotto. Possiamo anche andare un po' you can use also a bit of dry brush work to suggest the leaves. Possiamo andare un po' anche a pennello asciutto per dare un po' quest'idea delle foglie.
Adesso sto usando quel giallo sporco verde che si è formato prima, questa specie di verde dorato. Possiamo mettere anche qui su. Possiamo abbassare un attimo qua. Scusate, non l'ho diluito. This is sap green, which I didn't dilute it, and now I'm regretting it. Allora, correggiamo. Ecco, un'altra cosa, cercate di mantenere sempre la parte che dà verso il basso molto morbida, senza linee nette di demarcazione, perché non le vogliamo in questo momento. So be aware of the fact that you don't want harsh lines towards the ground, towards the alley. We just want to keep everything soft and loose just right now. We don't want to put in too many details, because it's really too soon to decide. Where we want harsh lines and where we don't want them. So keep everything loose. Ok, qua possiamo usare anche un pennello un pochino più grande. Now I'm moving towards a bit of a bigger brush. We have a bit of green, orange. And also a splash of red. Ci mettiamo anche un pochino di rosso per vivacizzarlo un po'. Poi se non vi piace lo potete spegnere con del verde. If you don't like it, you can add a bit of green just to soften it. Ok. Allora, questo, come vedete, è la seconda velatura. Stiamo costruendo un attimo il fogliame, ma in maniera sempre, diciamo, molto, molto libera, molto sciolta. Anche qua, anche se andiamo sopra i tronchi degli alberi, ci interessa il giusto. So don't worry if you're going through the, you're going over the the trunks, because anyway we are still in a very in a stage where you can correct things that you don't like. Okay. Come vedete, lo stiamo un po' costruendo a strati. Ok. Vedete qua, lo sta mettendo una parte di marrone, un po' più scuro. Poi se volete potete aggiungere anche delle gocce di acqua, perché così insomma vi aiutano un attimo a formare un po' di texture.
se vi piacciono. If you want, you can drop in also a bit of some splashes of water because they help with the granulation effect. It's that they add a bit of texture. They are not seen as in this case, I'm doing here. This is just a drop of clean water. It will help to build the texture of the okay. Now we are almost so we have the main part. We are going to concentrate on the trees while it's drying. I will tell you what I'm doing next. Allora, intanto che qua si asciuga un attimo, siamo pronti a dipingere gli alberi, che sono la parte che ci interessa poi di più. Quindi abbiamo detto che la parte più focale, diciamo, è questa qua, quindi qui vedete c'è un gradiente di colore dalla parte più chiara verso la parte più scura. La luce arriva da dietro gli alberi, per cui avremo questa parte dell'albero che è sempre chiara e l'altra parte invece più scura. So we have the light which is coming from the left, so the left side of the tree will be in light and the right side will be in shadow. And as we want to give the impression of a very strong light, we will get a very good, we will try to get a very good gradient from a very light part, which is here, the part which is hit from the light, and then it will go darker as we approaches the end, I mean, we approaches the ground or the upper part of the tree, which is in shadow as well. And while we move on along this path, you see that the trees which are further away are lighter in color, mentre gli alberi ovviamente che troviamo sul fondo sono alberi che hanno una tonalità più chiara perché il colore va sfumando verso l'orizzonte. Allora, adesso cerco di rispostarmi di qua. Prendo un attimo, ci sono delle domande che magari mi avete scritto. Ah, mi è arrivata anche Lara. Hi, and welcome to everyone who has joined us just right now. So don't worry if you lose something because this live will be saved and you can catch up after when you want. Allora, adesso abbiamo da miscelare i colori per le cortecce degli alberi. So now we are going to paint the trees and we have to prepare the colors for the tree trunks. And we are going to use just raw sienna and a very dark brown, which is a mixture of French ultramarine and burnt sienna. But you can use also Vandyke Brown as I told you before. So, in my palette. Allora, intanto che asciuga ancora un attimo, mescoliamo i colori per i nostri alberi. Quindi, questo verde lo tolgo. I'm cleaning the palette just to prepare my colors. So, here we will have raw sienna, terra di siena naturale. Per la parte chiara ne faremo un bel po' e per la parte scura invece io avrò del blu oltremare, French ultramarine or ultramarine blue, which is the same color, and burnt sienna. E terra di siena bruciata per avere il mio marrone scuro. If you want, but it's optional, you can add a hint of green red. Possiamo aggiungere una puntina di rosso, di quinacridone rosso. No, vedete che gli dà questo colore, poi lo vedrete meglio sulla carta come si fonde, che dà questo colore un po' più caldo. Ma allora, le cortecce degli alberi non sono mai tutte uguali, per cui anche questi due colori magari li possiamo alternare anche con un po' di ocra rossa, possiamo sfumarli un po' come vogliamo per dare l'idea dei colori diversi delle cortecce del bosco e
E questo, diciamo, impreziosirà il nostro lavoro. Quindi mescoliamo intanto i due colori che andremo ad utilizzare, ma poi possiamo gestirli come preferiamo. Allora, partiamo dall'albero che c'è più sulla sinistra e procediamo verso destra. So we'll start with the sorry, with the trees that I have at the far left side from here, and I will move through the other part of the painting because I'm right-handed. If you are left-handed, let's do the process on the contrary. Allora, io mi muovo in questo modo perché sono uso la mano destra come mano dominante, ma se voi siete mancini, procedete al contrario, ok? Questo perché se no, mentre dipingete, strusciate la mano c'è il rischio di strusciare la mano sul dipinto e quindi di creare tutta una cosa che non va bene e di andare a impiastrare, insomma, impiastricciare tutto quello che abbiamo già fatto. E quindi cerchiamo di mantenere il colore il più pulito possibile. Allora, questo albero che è il primo è in ombra, quindi qua ci preoccupiamo un po' di meno di fare le nostre varie sfumature. So, this is the first tree and it's very dark, it's the very beginning of the watercolor, so we don't care too much of the light because it should be in shadow. Okay, I'm painting through the leaves that I painted before anyway. Don't worry if you are not too precise because, as I told you, it's in a loose style, and the main object of this painting is the light in itself. Allora, se non siamo troppo precisi, non importa, anche perché un acquerello, come vi ho detto prima, non è estremamente, cioè l'obiettivo non è dipingere tutte le foglie, dipingere bene tutti i rami, eccetera, ma è dare l'impressione della luce, di cogliere la luce e dare quest'idea di luce proprio che filtra. Manteniamo la base sempre molto soffice. The base of the tree is very very soft because I just want to keep it moist because we have to give the idea that it's going through the earth. Okay. If you lift away a bit of colors, you will give more interest to the trunk and it looks a little bit more realistic. Allora, se togliete un po' di colore, ovviamente la corteccia assume un aspetto un po' più interessante, sembra un po' più realistico. Possiamo metterci anche un pochino di colore più chiaro, in mezzo, poi se non ci piace ci andiamo sopra. Adesso facciamo l'albero più importante di tutti, che è questo. This is the most important tree because we have to be very careful and use a very good gradient. So let's start with Aureolin. Partiamo con il colore giallo, poi saliamo con la terra di siena naturale. Then we use raw siena. Poi facciamo un marrone medio con un po' di blu cobalto e della terra di siena bruciata. So if you can use burnt umber, or you can use a very you can mix quickly a very a medium brown made with cobalt blue and burnt siena. Here we go. Eccolo qua. And then we go very dark at the very end. E poi scendiamo giù, scuri, this side.
It's very color consuming this painting. Credete che consumerete una grande quantità di colore mentre lo dipingete? And keep it soft at the base. Adesso ve lo faccio vedere. Se riesco. So, anyway, it's not wet yet, non è ancora asciutto, ma la bellezza della carta Magnani è che crea questa superficie irregolare. Quando si asciuga, la sfumatura che andremo ad ottenere è molto molto bella per la corteccia del tronco, quindi una volta asciutta avrà un effetto che poi vi farò vedere alla fine. So, this kind of paper has a very good characteristics, which is the fact that it dries in a very particular way, so you have a very nice texture at the end. Allora, qua partiamo con il nostro la nostra terra di Siena bruciata. Scusate, terra di Siena naturale. Scusate, ogni tanto straparlo. So we have Siena, sorry, burnt Siena. And then let's put in our dark brown. And very spread. E lo facciamo diffondere così dà quest'idea del cilindrico. Let's put in a bit of orange also. Ci mettiamo anche un pochino di arancione. Facciamo un pochino una corteccia un po' diversa, eh? Qui alla base ci metteremo magari un po' di verde. Let's put in a bit of green at the base, just to suggest the idea of grass. Okay, so let's move on to the other tree. In this case, we can wet it with clean water. Rose Siena again. Let's use the medium brown. Soft at the base. Let's pick a number 2 brush. Adesso prendo un pennello numero 2 e con una invece su questo marrone medio che ho utilizzato, poi per la parte proprio invece in ombra vado a usare il marrone più scuro da questa parte. E poi vado ad incoraggiare la diffusione dei due colori. Ok, facendo attenzione alle zone dove ovviamente c'è luce.
Then we have another tree here. C'è un altro albero qua. So, magari mi sto un po' annoiando, ma il meccanismo è sostanzialmente sempre lo stesso. Partiamo dalla parte chiara, poi aggiungiamo il nostro colore scuro nella parte destra, così nel mentre si sfuma e otteniamo la forma cilindrica del nostro albero. Ora questo per vivacizzarlo un po' gli facciamo la corteccia arancione. This one I'm going to use a bit of orange because I want a different brown to shake things up, to give a bit of contrast, to change the tone of the browns that we are using in this painting. When it's still wet, you can add the color and encourage the blending. Allora, mentre è bagnato possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo, cioè possiamo veramente agire in modo tale da dare alle nostre cortecce lo spessore che vogliamo e anche diciamo, i colori che preferiamo. Ci avviciniamo verso il fondo, quindi abbiamo questi alberi che sono un po' più chiari. Ora nel senso che non li vediamo, io qua sto usando quella specie di color melanzana che faccio sempre. E qua saranno proprio via via più chiari, più trasparenti. Poi ci faremo anche i vari. Se volete potete aggiungere un po' di terra di siena naturale. Poi quando asciuga ci faremo i rami. E per il momento lo teniamo morbido così com'è. Let's go to the other side. Qui abbiamo meno alberi. We have just a few trees here. Ma via, un sacco di colore per fare questi alberi, ve lo dico, che cioè, forse vi conviene utilizzare del Bruno Van Dijk, io perché sono fissata e me li mischio, ma sto consumando veramente tanto blu e tanta terra di siena bruciata, quindi voi potete scegliere comunque di usare anche della terra d'ombra, potete usare cioè, veramente anche degli altri colori che io in questo momento non ho tirato fuori, insomma vi ho dato una palette di massima, ma è chiaro che il bosco veramente si presta a tantissime variazioni di colore e sono tutte molto interessanti, per cui sentitevi pure liberi di usare quella che preferite. Qua sto un po' mischiando i colori perché mi piace dare un po' l'idea anche del rosso, di richiamare il rosso anche nelle cortecce.
Ecco, non so se li vedete, ma tutti questi puntini, adesso poi insomma quando magari è asciutto, vedete queste aree dove granula un po' il colore, sono molto belle da vedere quando il colore è asciutto e questa peculiarità, diciamo, è una peculiarità della carta, di questa carta, che per i tronchi degli alberi, insomma, secondo me, lascia un effetto che a me piace molto, poi è ovviamente soggettivo e quindi ognuno deve fare i conti con i propri gusti personali, ma nel caso vogliate provarla, insomma, come vedete, se non state attenti, il colore si esporta molto facilmente, sempre per il discorso della collatura diversa, per cui anche lì va a gusto personale. Se volete una carta diversa, che vi tenga di più il colore, non usate questa, insomma. Sicuramente per dei lavori, diciamo che se c'è da correggere si fa meno fatica che su altre carte, questo ve lo posso garantire. Su lavori dove non c'è tantissimo bagnato su bagnato, dà dei risultati secondo me che sono molto validi. Ecco, qua stiamo costruendo già il ramo, anche se vi ho detto che li avremmo fatti dopo, ma non ce la posso fare più forte di me. Ok. Allora, prima di passare ai rami, gli ultimi, e poi la sistemazione del colore ve lo lascio un attimo da guardare e mi riposiziono verso le vostre eventuali domande perché le ho perse. Nel senso che quando sono concentrata a dipingere, poi se mi scrivete. Allora, Michela dice, mica anche io uso la Magnani, anche se non sono molto esperta, mi piace molto questo effetto. Sì, è un effetto molto particolare. Adesso qua purtroppo anche con la luce magari non si vede bene, però se mi seguite su Instagram, adesso domani nelle storie cercherò di postare il risultato finito, visto che il post, insomma, il suo c'è già. Qua adesso sto riprendendo un attimo questo albero perché mi piace, volevo intensificare un attimo il colore. E come vi dicevo, questa carta per me è stata una piacevole scoperta, nel senso che nonostante le difficoltà iniziali, che comunque fanno parte del mestiere, insomma, ci sono dei materiali
nuovi da provare e poi il fatto che dia questo effetto così sfumato sulle cortecce è una cosa che a me piace. Ecco, adesso io non so come sta venendo il vostro, se lo, o comunque insomma quando lo rifarete, guardate cosa sta succedendo e aggiustate a seconda insomma del vostro gusto. Allora, adesso per fare gli alberi ci vuole un pennellino, scusate, i rami degli alberi, ci vuole un pennellino fatto apposta, un pennellino che abbia una buona punta. Io utilizzerò, cosa utilizzerò? Ne ho talmente tanti. Allora, utilizzerò questo pennellino fine. Potrei tirar fuori anche un vecchissimo pennello 2. Che uso da tempo in memoria, un pennellaccio, prenderò anche il mio rigger comunque. E poi cosa userò? Ci vuole un pennello che abbia una punta anche abbastanza rigida a volte, perché poi siamo noi con la pressione che andiamo a cambiare la direzione. E poi vabbè, ho anche il mio vecchio pennello. Adesso comunque sono tutti pennelli numeri 2, quindi non so se sono entrata anch'io nel video, spero di no, di acciocca dei miei capelli. Allora, tirati fuori i miei pennelli, adesso vediamo di mettervi. Ok, allora qua, così ci vediamo meglio, vi ho tolto la foto di riferimento, così magari avete una visione complessiva. Tanto meno male dov'è che stiamo andando, lo sapete, e incominciamo a fare i nostri rami degli alberi. Usiamo anche qui dei colori, ovviamente, che saranno più chiari se andiamo verso la zona questa qua, che cercheremo di non coprire o di coprire molto poco. E per fare i rami degli alberi usiamo colori, io sto usando una terra di siena naturale, cerchiamo di usare dei colpi netti. So if you, when we are painting the branches, we need to go very quickly and to have very quick brush strokes. And so this one that let's transform it in something else. Possiamo cominciare anche ad aggiungere un po' di colore scuro per le foglie. We can add also some bit of dark browns for the leaves. Example here we have also some persa. Guardare, facciamo anche un po' di lavoro a pennello asciutto, dove vediamo che secondo noi insomma c'è bisogno di dare un attimo un po' una spinta al colore. Poi proseguiamo. Questo finisce chiaro. Allora, qui c'è un errore. So here we have a mistake because the trunk must be wire at the base and narrow at the top. So here we go. Cerchiamo di correggere questo errore perché l'albero deve essere più largo alla base e più stretto
verso l'alto, perché cerchiamo di ribagnare, di creare, di correggere questo errore. Ok. Rami potete metterne quanti ne volete. You can add as many branches as you want. The only thing, be aware of the fact that you want everything covered with branches. We need to leave some light areas. Cercate ovviamente però di non coprire tutto il vostro acquerello con dei rami. Lasciate un po' anche, insomma, di spazio per la luce. Potete fare orientati verso su, verso giù, verso destra, verso sinistra, verso dove preferite. You can have them going down, going up, going more or less everything in the direction that you like. Allora, siamo quasi alla fine, almeno di questa prima parte, insomma. Poi ci mancano veramente solo gli ultimi dettagli da fare, eh. Qui ci metteremo sempre agli altri di non fare troppi rami, ma in realtà poi ne faccio un sacco anche io, non mi fermerei mai una volta che parto. So, you know, I tell you not to paint too many branches and then once I start I can't stop. So I'm not a very good teacher. Questo qui è un po' troppo scuro. This one is a bit too dark. And let's grab another tissue and try. I'm wetting with clean water and then try to dab this. Allora, siccome è venuto un po' troppo scuro, sto cercando di schiarirlo con dell'acqua pulita e poi sopra qua. Ok. Allora, adesso possiamo finire con del lavoro a pennello asciutto. Usiamo un pennello brutto. We are going to do a bit of dry brush work. So use a weather old brush with the bristle, you know, that are not in very good condition, but we don't care because we are going to use it flat and
It will get ruined by the end because you use it against the surface of the paper. Allora, siccome lo andiamo a sfregare contro la superficie del foglio, se ha un pennello usato va benissimo, perché comunque a lungo andare si rovinerebbe comunque. Quindi andiamo a inserire un pochino di volume e un po' di chioma dove manca, diamo un po' di colore. Come se stessimo accennando un po' anche le foglie degli alberi. È un acquerello molto, molto di atmosfera, non ha nessuna pretesa di essere rappresentativo della realtà, quindi nel senso non è un acquerello iperrealista, quindi non abbiamo troppi dettagli. Qua possiamo incominciare, se volete, a definire un po' la superficie. E adesso è ora di andare a fare, mescolare i colori per le ombre. Qua, se vogliamo, possiamo aggiungere appena appena un pochino di colore. Now it's time for casting the shadows. And to define a bit the pattern, the path, sorry, here. Allora, andiamo a mettere un po' di colore qua. I'm using a mixture of red ochre and burnt sienna, but burnt sienna on its own will be fine. Allora, sto cercando di mettere un po' di contrasto nel primo piano, perché è quello che ci darà poi il nostro senso di profondità. Ok. E adesso andiamo a mettere le ombre. Prepariamo una miscela di blu cobalto con una puntina di rosso, perché vogliamo un colore viola molto trasparente. Scusate i miei capelli che entrano dappertutto. Ci sono delle domande? Fin qui è tutto chiaro? Non vedo domande, quindi direi che ripartiamo. Ok, per le nostre ombre. No, now it's time to cast the shadows. I mixed coal blue with a slight hint of quinacridone red because I want a purple color. I've set all the main areas in, and now I'm using my number 6 round brush, uso il mio pennello numero 6, tondo. E vado a tracciare le mie ombre. I'm casting the shadows. Here and here. Facciamo un altro po' di colore perché ho finito. Ecco qua.
Allora, qui era ancora un pochino bagnato, ma non fa niente. Just a bit wet. Just still a bit wet, but we don't care. I mean, once it's dry, you can go over with the shadow color once again. Una volta che si è asciugato, ci potete poi passare sopra di nuovo. Possiamo dare qualche dettaglio finale. You can just pick up some slight details like small pebbles or rocks. We have small rocks that we have along the path. Possiamo, or they are maybe fallen leaves. Potrebbero essere anche delle foglie cadute, piccoli dettagli che ci aiutano a dare la profondità. Però io direi che l'acquerello è finito e lo lasciamo asciugare così. Come vedete, abbiamo mantenuto quest'area di luce da questa parte con una forte area qua di sempre di luce e questa sensazione di luce che filtra attraverso il bosco permane. Potete poi schiarire eventualmente anche questa parte contro questo albero. So we preserve the area of light. If you want, you can just light a bit the trunk of this tree. And if you want also a bit of this one, possiamo schiarire anche questo qua. Giusto per incrementare l'idea di luce che filtra nel bosco. Just to increase this idea of the light hitting the trees. And here we are. So I thank you so much for having joined me and for spending a very good evening painting with me. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel and you think that there is good material, you can subscribe just right now. And if you have questions or comments, you can leave them in below this live, or if you follow me on Instagram or YouTube, you can also send me a message in DM. Allora, io non so se ci sono delle domande, ma adesso vedo di recuperarle. E grazie per l'apprezzamento espresso da tablet Android. Se non ci sono domande, io vi ringrazio per essere stati con me fin qui fino adesso. E ci sono, come vi dicevo, qui era ancora bagnato. Voi aspettate che sia completamente asciutto. Io aspetterò che si sia asciugato per poi riprendere le mie ombre. Abbiamo mantenuto la zona di luce in quest'area. Se volete incrementare ancora l'effetto, potete schiarire le cortecce come ho fatto prima. Se, insomma, se ci sono delle domande, potete lasciarle nei commenti. La live verrà salvata, quindi poi ve la ritroverete domani, insomma, comunque nei prossimi giorni sul canale YouTube. E se ci sono delle domande, potete o scrivermi su Facebook o su Instagram o direttamente sotto la live quando ci sarà. Grazie, io no, sono senza parole. Grazie a te per essere stata con me fino adesso. Insomma, io spero di avervi insomma, di avervi trasmesso qualcosa di utile in questo mio parlare 2 ore. Che mi sembra di parlare un po' da sola, insomma, anche se so che mi ascoltate, perché in realtà non vedo niente. Grazie Francesca per essere stata con me anche tu fino adesso. Io vi ringrazio tanto. Insomma, se provate a rifare questo acquerello, lo
insomma, provate a rifare, insomma, se lo fate, taggatemi nelle storie o comunque, insomma, mandatemi anche la foto in DM che poi la ricondivido nelle storie. E se ci sono delle difficoltà, non abbiate, insomma, remore, chiedetemi, io cerco di rispondere sempre a tutti, a volte magari vi mando anche dei vocali che magari mi spiego meglio che non così. E spero di non essere andata, insomma, troppo veloce. Grazie davvero per la compagnia e vi auguro davvero una buona serata e soprattutto buoni acquerelli nei prossimi giorni. Ciao a tutti. I thank you once again for staying with me just right until now, and I hope that I know if you try to do this watercolor and you have Instagram, please tag me in your stories and I will be so happy to share your painting in my stories. And if you have questions, I mean, it will be a great pleasure and an honor for me to answer to your questions. So thank you for watching, and have a very pleasant night. Bye bye. See you soon. Ciao.